Benvenuti nella mia rubrica Giochi da tavolo e il gioco che vi voglio presentare oggi si chiama Hotel. Hotel è un gioco in scatole degli anni 80 dove lo scopo del gioco è creare più hotel possibile, spendere dei soldi per costruire e guadagnare più soldi possibili, sbancando i tuoi avversari. Si possono giocare da 2 a 4 giocatori, l'età consigliata minima è 8 anni in su. Questo gioco, come ho detto, è adatto a tutta la famiglia. Ci sono versioni di giochi anche più recenti di questo gioco Hotel. Io vi lascio il link in descrizione dove voi potete trovarlo e se per caso siete interessati acquistarlo direttamente su Amazon. Scatola e troviamo il classico tabellone per giocare. Poi, se guardiamo bene, abbiamo anche le pedine che ci servono per muoverci sul tabellone, gli ingressi del nostro hotel, per entrare nel nostro hotel e soprattutto i dadi che sono indispensabili. Poi abbiamo anche i soldi, che diversamente dal Monopoly, qui abbiamo un blocco unico e sul Monopoly sono separati. E poi abbiamo gli edifici che servono per costruire i nostri hotel, quindi posizionarli sul tabellone e iniziare a guadagnare e costruire il nostro impero. Troviamo anche il manuale di istruzioni che ci spiegano le regole e queste le troviamo in diverse linee. E in più ci sono anche i terreni. I terreni sarebbero questi. Servono per comprare, quindi acquistare un territorio che sarebbero uno di questi qua che troviamo nel nostro tabellone per iniziare a costruire. Qui ci danno le istruzioni per giocare, quindi ci spiegano come applicare le regole. Quindi i territori, da dove si parte, come si paga, come si compra, le caselle, i dadi, eccetera. In poche parole, si parte da qua. Quindi dove vedete questi tre colori mettiamo le nostre macchinine. Inizialmente le costruzioni importanti che vanno messe sul nostro tabellone sono il comune e la banca. Io ho messo così, ecco, il comune e la banca, che sono questi due costruzioni qua. Il resto non ci vuole niente. Il tabellone è diviso in caselle e le caselle, ogni casella ha una raffigurazione. Quindi possiamo trovare un elmetto, dei soldi, possiamo trovare degli ingressi, possiamo trovare degli ingressi gratuiti oppure fare delle costruzioni completamente gratis. Quindi se noi passiamo sulla costruzione possiamo iniziare a costruire il nostro primo hotel. Sui soldi possiamo comprare il terreno per costruire l'hotel e sugli ingressi qua sono gli ingressi gratuiti. Gli ingressi sono fatti in questo modo, ve l'ho già fatto vedere prima nella scatola, sono fatti in questo modo. E gli ingressi vanno messi nella parte nera o a destra o a sinistra, dipende da dove abbiamo il nostro territorio. Sta a noi, con la nostra astuzia, cercare di mettere gli ingressi in modo di ostacolare il nostro avversario. Ogni volta che si passa dal via, dopo il primo giro, si prendono i soldi come nel Monopoli. E ogni volta che si passa vicino al comune, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua, la striscia gialla, si può comprare un ingresso da piazzare su uno dei nostri terreni. Inizialmente si parte tutti senza terreno e si inizia a tirare il primo dado. Io ho fatto 5. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. In questo caso io potrei costruire se avessi un terreno. Visto che non ho un terreno, non costruisco niente. Andiamo avanti. No, scusate, il dado è questo. Ho fatto 2. Quindi mi muovo 1, 2. Ancora la costruzione è niente. Quando passo sui soldi posso comprare il terreno per costruire. Quando passo su questo qua, la costruzione è gratuita e quando passo qua vuol dire che io posso costruire se ho il terreno. Quando devo costruire si tira un dado, quindi questo dado qua, che ha diverse facce. La verde significa che io posso costruire, la rossa significa che io non posso costruire, l'H, la costruzione è gratuita. E infine c'è anche il 2, che significa che io la costruzione la pago il doppio. Questa sarà la nostra abilità, ma soprattutto tanta fortuna, perché
perché in questo gioco ci vuole sempre tanta fortuna per giocare e sbancare i nostri avversari. Io vi ho detto pressappoco le regole, io sotto in descrizione vi lascio il link dove potete acquistare la nuova versione di Hotel se vi può interessare. Io vi ringrazio perché comunque siete sempre presenti nel mio canale, mi sostenete in ogni miei video, grazie mille e spero che abbiate passato una buona Pasqua, queste festività che siano state un momento di gioia per tutti. Mi raccomando, iscrivetevi, commentate, lasciate un like e se vi fa piacere, siete interessati, potete anche condividere che più persone guardano questo video. Io vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Vorrei lanciare un hashtag giochi da tavolo. Sarete voi a dirmi qual è il gioco che più vi piace. Ce ne sono tantissimi e nelle vostre case sicuramente ne avete una marea. Qual è il gioco da tavola che vi piace di più? Scrivete sotto nei commenti hashtag gioco da tavola e il gioco che vi piace. Oppure solamente hashtag e gioco che vi piace.